E ciao a tutti amici di Due Pazzi per i Lego, sono Jolly, c'è anche il signor Roberto Ceruti ed oggi vi portiamo qui la puntata numero 17 del Minifigure Diary Deluxe. Ma prima di tutto vi chiediamo come al solito di iscrivervi al nostro canale 2PPL Due Pazzi per i Lego, in cui facciamo vedere spesso, oltre a queste minifigure, anche le novità Lego, recensioni e quant'altro, quindi seguiteci. Inoltre, seguendoci potete avere lo sconto del 15% sul negozio Big Manu, che vi vende fra le varie cose anche Lego, e quindi insomma mi sembra un buono sconto, però è solo per chi è iscritto al canale, quindi iscrivetevi. Ed oggi sono queste le quattro minifigure che vedremo, cioè i diavoli, i Forestmen, gli angeli neri e le piante carnivore. E quindi iniziamo subito, come facciamo sempre, con le minifigure roteanti. E nell'ottica di far roteare le minifigure, iniziamo a far roteare la pianta carnivora, che deriva dalla serie 14, in cui però dentro la pianta c'era un uomo. Invece io qui l'ho proprio trasformato in una sorta di pianta carnivora antropomorfa, quindi via l'uomo e dentro una faccia pink, sostanzialmente dello stesso rosa, bright pink, dello stesso rosa che vedete nella bocca della pianta carnivora. Quindi questa qui, serie 14, ma modificato. Ho tolto anche le cose che c'aveva in mano, erano le sorte di piante, tolte anche quelle, non mi piacevano tanto, e quindi qui ho re realizzato questa pianta carnivora ed è la prima minifigure che vedrete in questa puntata nuova, serie del Minifigure Diary numero 17. La seconda minifigure roteante che vediamo qui è il diavolo. Ebbene sì, ho deciso di utilizzare queste facce che derivano da un gioco, una sorta di Tic-Tac-Toe Monsters con le facce di lupi mannari, scheletri, mummie e così via. E c'è anche questa faccia che è uscita quindi solamente in quella serie lì. Ho utilizzato anche, come vedete, alcuni pezzi del bambino diavoletto, sempre della serie 14, per realizzare questi che sono i miei diavoli. Bellissimi, secondo me molto carini. Ovviamente Lego non farà mai una minifigure del genere, anzi è molto strano che abbia realizzato un po' di pezzi che poi permettano effettivamente di farne una, perché insomma, a parte che è un concetto religioso, ma proprio Lego si astiene da questo tipo di cose, quindi va bene così, insomma. Quindi, seconda minifigure della puntata numero 17 del Minifigure Diary Deluxe è il diavolo. E continuiamo questa puntata del Minifigure Diary Deluxe con una delle cose più iconiche che ci sia, il Forestman. In questa puntata del Minifigure Diary Deluxe vedrete i miei Forestman, ne vedrete una buona parte, non li vedrete tutti, nel senso che ne ho alcuni che sto facendo, quindi per adesso ho messo tutti quelli che riuscivo a buttarci dentro, quindi quello che vedete come numero in realtà rappresenta quelli che sono al momento di questa puntata. Il Forestman deriva da una serie degli anni 80 Lego, che è proprio originale, quindi questa è una minifigure proprio così come l'ha fatta Lego, e a me sinceramente piace da morire. È proprio uno degli eserciti, per me, migliori di tutti, più belli di tutti, e non fatico ad ammettere che questa è assolutamente una delle mie minifigure preferite in assoluto. Lunga vita ai Forestman, non so cos'altro dire ragazzi per presentarvi questa bellissima minifigure. Quarta ed ultima minifigure, l'angelo nero. Questa minifigure che è stata composta con alcuni pezzi misti di varie minifigure, compresa questa bellissima spada che è dei Ninjago. È una minifigure custom creata da me, ma ne abbiamo viste molte, molte fatte così, soprattutto in Dark Bluish Grey, per esempio, per quanto riguarda la tomba di Tom Riddle sul set di Harry Potter. Un'altra versione in cui le avevo viste fatte così era l'Arkham Asylum di Batman. Ho deciso quindi di crearne una completamente nera per fare questi angeli neri, che un po' mi fanno pensare anche ai personaggi degli angeli di Diablo, li avevo creati anche pensando a loro. E quindi tipo Tyrell, insomma questi personaggi qui. Quindi questa è la quarta ed ultima minifigure di questa puntata ed è l'angelo nero. Mi
Vi avevo detto di prepararvi un po' di Forestman ed eccoli qui. Alla fine ho cercato di farne entrare il più possibile sulla base, vedete quanti ne sono. Sono i miei Forestman alla fine, quindi la mia grande battaglia di Forestman. Tutti con il loro arco contro 5 diavoli. Insomma, sì, sono i diavoli, saranno pure forti in quanto diavolosi, però insomma, non lo so, ce la faranno a sconfiggere i Forestman che sono tantissimi? Secondo me no. E come negli altri casi abbiamo la galleria fotografica che fa vedere la battaglia fra i Forestmen e i diavoli. Vedete quanti Forestmen, sono veramente tanti diavoli, sì, sono diavoli, però insomma, io non è che sarei molto tranquillo se ti arriva un esercito, una frotta di Forestmen addosso, vero diavoli? La seconda battaglia invece che vediamo è questa fra le piante carnivore che attaccano questi angeli neri, ma senza pietà, ma gli angeli neri sono solo 5, ma sembrano ben forti, cioè nel senso queste spade, questa cosa angelica, non lo so, insomma, io penso che sia un bello scontro fra le simpatiche piante, ma degli angeli neri, molto forti. E come nell'altro caso abbiamo la nostra galleria fotografica della battaglia fra le piante carnivore carnivorose e gli angeli neri. Non vedo tante chance per queste piante, a dire il vero, eh? Se sono tipo erbicidi! E quindi questo è quanto, ragazzi. Abbiamo visto infatti 5 diavoli, 153 Forestmen, 5 angeli neri e 17 piante carnivore, per un totale, dopo 17 puntate, di 1946 minifigure mostrate nel Minifigure Diary Deluxe. Ebbene, quindi la prossima volta probabilmente supereremo le 2000? Per scoprirlo dovete guardare la prossima puntata, cioè giovedì prossimo, sempre qui su Due Pazzi per il Lego.